Buonasera, buonasera. Avevo detto ieri sera che avrei fatto questa puntata speciale sugli abbonamenti che propongono i gestori di telefonia cellulare. Aspetto ancora qualche secondo in maniera che chi ha piacere si colleghi. Ciao Carmine. E vediamo di chiarire alcune cose purtroppo poco positive per noi come clienti delle grandi compagnie che ci offrono un servizio diventato ormai indispensabile, che è quello della telefonia cellulare. In particolare parliamo delle proposte di abbonamento, quelle che durano mediamente 30 mesi, cioè 6 anni e mezzo. Scusate, 2 anni e mezzo, 2 anni e 6 mesi, 2 anni e mezzo. Allora, queste nostre compagnie, nostre si fa per dire, queste compagnie di telecomunicazione che però hanno nella comunicazione il loro punto dolente. E non è un modo di dire, perché nel recente passato ci sono state e continuano ad esserci numerose sentenze di condanna per pratiche poco trasparenti, per pratiche ingannevoli e scorrette. Giusto in ordine temporale, l'ultima è stata inflitta alla Tre, all'operatore Tre, che recentemente si è fuso con Wind, a gennaio si è fuso con Wind. E mi è stato condannato dal garante per le comunicazioni al pagamento di una multa di 300.000 euro perché nel suo call center non era presente, non era prevista la presenza di un essere umano, c'erano solo risposte preregistrate e quindi automatiche. Ora, Tre è stata multata per questo di 300.000 euro e certamente gli altri call center non è che si distinguano per grande brillantezza, perché prima di riuscire a trovare l'opzione giusta e un essere umano che ti dia effettivamente assistenza è abbastanza difficile. Ma una cosa oggettivamente ancora più deprecabile è la mancanza di trasparenza delle informazioni. Questo è un po' il punto che accomuna banche, assicurazioni, compagnie telefoniche, compagnie elettriche, cioè tutti coloro che ti vogliono far diventare cliente, però ti danno la minor quantità di informazioni possibile. Ed è per questo che io anche ieri sera vi ho invitato a cambiare questi fornitori, banche, assicurazioni, compagnia elettrica, e passare da compagnie che lavorano a scopo di lucro, quindi che lavorano per fare soldi il più possibile, perché devono distribuire dividendi ai soci, a invece passare compagnie che per statuto non hanno scopo di lucro. E ve l'ho detto ieri sera, ve lo ripeto questa sera, spiegatemi perché voi preferite essere clienti di compagnie che lavorano a scopo di lucro. Veramente vi offrono un servizio così buono, così meritevole, così, siete così soddisfatti? Dico voi perché io sono già da 15 anni socio di una banca diversa, da 8 anni un'assicurazione etica e da 6 di una compagnia elettrica, prima 100% rinnovabile, adesso anche socio di una cooperativa. Tutte e tre queste realtà senza scopo di lucro e tutte e tre con il principio di voto capitario. Voto capitario, quindi una testa, un voto. Non importa quante azioni possiedi, quante quote possiedi, sei una persona, voti per uno. Chiusa questa breve parentesi, casomai guardatevi il video di ieri e ce ne sono molti altri sul tema, continuiamo con il discorso di mancanza di trasparenza in queste offerte di contratti di abbonamento che appunto durano 2 anni e mezzo. Non vi spiegano, per esempio, se ci sono costi di attivazione, non vi spiegano cosa succede se si superano i minuti di chiamate o gli SMS o i gigabyte di traffico internet inclusi nel piano. Nessuno fornisce spontaneamente questa informazione.
Io queste informazioni ve le sto dando perché sto leggendo pari pari un mensile di un'associazione di consumatori di cui sono socio da quasi 30 anni. E ce ne sono molte associazioni di consumatori e molte offrono appunto servizi informativi. In particolare sulla telefonia è uno diciamo, delle questioni appunto basilari. E loro hanno fatto appunto questa ennesima inchiesta i commessi che ti vendono questi piani tariffari, quando tu fai queste domande precise che vanno oltre quello che c'è scritto nelle brochure, nei volantini, che la maggior parte dei clienti si fermano lì, quando gli fai queste domande precise, quindi sui costi di attivazione, sul superamento delle soglie, sui costi di disattivazione, sulla penale per recesso anticipato, quando gli fai queste domande, i commessi di solito cascano dal palco. Devono andare a cercare la documentazione, non sanno la risposta, segno che nessuno gliela chiede, e questa è colpa nostra che troppo facilmente acquistiamo questi servizi di telefonia. Ma insomma, non ti danno la risposta, molto spesso non è presente nel contratto, il contratto te lo danno solo dopo che hai firmato. O solo nel momento in cui devi firmare. Ma che discorsi sono questi? E comunque ti danno un contratto fitto, 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 che è estremamente difficile da valutare, e è anche per questo che io consiglio sempre fatevi affiancare da un'associazione di consumatori. Questa, per esempio, che sto utilizzando, vi offre gratuitamente uno strumento per verificare i vostri consumi, cioè per farvi un profilo per capire che tipo di consumo voi avete del cellulare. Poi hanno un preventivatore modello, quello per le, diciamo, per le assicurazioni auto. Anche in questo caso hanno un modello di preventivatore che, visto la vostra tipologia, così di abitudini per fare le telefonate, sceglie, diciamo, i profili più concorrenziali. E poi hanno anche una app sempre per smartphone per verificare la copertura nella vostra zona, quindi verificare se l'operatore con il quale eventualmente volete chiudere un contratto ha una buona copertura, vi danno le coperture, diciamo, in tutta Italia. E quindi questa è una possibilità che avete, ribadisco, basta associarsi alle associazioni di consumatori che offrono anche questo tipo di servizio. Poi ricordatemi che poi vi faccio un altro paio di appunti generici, ma andiamo avanti a vedere ancora i fatti nascosti in questi contratti in abbonamento per 2 anni e mezzo. Beh, innanzitutto si tratta di capire che ci sono due elementi distinti e separati. Da una parte c'è il costo che io pago per il traffico telefonico che acquisto, dall'altra l'acquisto dello smartphone che di solito appunto fa parte del pacchetto. Normalmente uno acquista questi piani perché gli viene dato anche il cellulare assieme, gli viene dato anche lo smartphone assieme. Però attenzione, sono due voci separate. Una cosa è il costo del traffico telefonico che io vado a pagare, SMS, gigabyte di navigazione in internet, e un punto separato è il costo del cellulare. Anche qui molto spesso non ti dicono se c'è un costo di o meglio, non ti avvisano diciamo, con grande puntualità su quello che è l'anticipo, e soprattutto non ti avvisano, e questa è la cosa più grave, non ti avvisano cosa succede se tu vuoi recedere anticipatamente. Io ho smesso da un pezzo di fidarmi delle offerte tradizionali. La prima cosa che chiedo è sempre la penale di recesso. E ogni volta l'operatore non sa la proposta a memoria, deve fermarsi un attimo, chiedere a qualche collega all'intorno e solo dopo informarmi. Allora, attenzione, la clausola di recesso anticipato è una delle più grandi fregature, perché è altissima, cioè vi fanno pagare tutto, tutto quello che avanzava. Se voi avete un contratto di 30 mesi, siete arrivati all'ottavo mese, al sedicesimo, e volete sganciarvi, vi fanno pagare tutti i mesi successivi e tutto ciò che rimane da pagare anche del cellulare, cioè pagate tutto. In pratica il recesso è una cosa virtuale perché loro incassano tutto sempre e comunque. Quindi voi vi legate proprio
mani e piedi per 2 anni e mezzo, se, come assolutamente prassi ormai, dopo un anno esce un'offerta commerciale decisamente migliore, voi ormai vi siete legati per 2 anni e mezzo. Quindi, primo consiglio, non utilizzate questi contratti di 2 anni e mezzo, a meno che non siate mostruosamente sicuri che non uscirà, appunto, nei 2 anni e mezzo successivi un'offerta commerciale migliore. Ma storicamente è impossibile, perché la tecnologia avanza in maniera talmente rapida che vediamo offerte sempre migliori. Vediamo il parere di 2 esperti, uno sulle tariffe, che purtroppo ribadisce che dietro la cattiva comunicazione c'è una precisa strategia, cioè i provider decidono scientemente di tacere o addirittura nascondere alcuni elementi di rischio di offerta. La pratica più sgradevole riguarda le penali. Gli operatori non dicono mai qual è l'eventuale importo che l'utente deve corrispondere in caso di recesso anticipato. Non consegnano appunto mai anticipatamente la copia del contratto, ci si lega mani e piedi a quella tariffa per 30 mesi, perdendo così il vantaggio di poter cambiare operatore prima di quella scadenza. Insomma, quello che ho detto velocemente. Un'altra consulente legale che si occupa delle controversie con questi gestori telefonici conferma che il 30% delle richieste di assistenza che arrivano dagli associati a questa associazione di consumatori, il 30% riguarda servizi di telefonia. Ma guarda un po'. Attenzione, in ogni caso, se avete già sottoscritto un contratto o comunque se lo sottoscriverete nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, attenzione che l'operatore è lui il garante dell'apparecchio. Cioè, se si guasta l'apparecchio telefonico, l'operatore non può dirvi: ah, vai dalla Samsung, vai dalla Apple a fartelo riparare. No, lui ti ha venduto l'apparecchio, lui lo deve riparare. Attenzione, è il provider, è Vodafone, TIM. Se vi hanno venduto in pacchetto con l'abbonamento il cellulare, sono loro che lo devono riparare in garanzia. Punto esclamativo. Attenzione a un'altra cosa che succede molto spesso, che può succedere. Allora, voi chiudete il contratto, 30 rate mensili con addebito su carta di credito. Quando lo fate appunto su carta di credito, attenzione, perché se la carta di credito scade prima della scadenza di questo vostro contratto con l'operatore telefonico, attenzione, perché il cliente viene considerato inadempiente subito al primo mancato pagamento. Appunto perché la carta di credito è scaduta e voi non ve ne siete accorti in tempo, quindi carta di credito scade, rifiuta un pagamento, ne basta uno, rifiuta un pagamento, voi diventate clienti inadempienti e quindi immediatamente parte la procedura che vi chiede tutte le rate, tutto il residuo in un'unica soluzione. E tecnicamente hanno ragione loro. Quindi attenzione se avete sottoscritto un contratto con il pagamento con carta di credito, verificate subito che la carta di credito vi scada dopo la scadenza di questo contratto, altrimenti fatevi una bella nota molto grossa e chiedete il rinnovo della carta di credito con un buon anticipo in maniera da non trovarvi inadempienti nemmeno per una rata, perché basta che ne saltiate una e vi chiederanno tutto il resto, tutto il resto. Ok, allora adesso un paio di considerazioni generiche. Come ho detto anche ieri sera, dato per scontato che è difficile avere bisogno dell'enorme potenza che hanno i cellulari di ultimissima generazione e anche appunto le fasce alte le più costose. È veramente difficile utilizzarli al 100% delle loro potenzialità. Io vi sto trasmettendo da un S4
quindi ha 3 anni e mezzo di vita e va decisamente bene. Quindi il mio consiglio è valutate bene se avete bisogno effettivamente di questi mostri, veri e propri mostri di potenza che sono i cellulari di ultima generazione. Magari può andarvi più che bene anche un cellulare un po' meno potente. E in ogni caso, il consiglio è di non appunto acquistarli in pacchetto per 30 mesi, ma di utilizzare un'altra formula, una ricarica o altre formule, in maniera che potete passare sempre all'offerta più conveniente e lo smartphone però rimane vostro, quindi eventualmente fatevi finanziare semplicemente dal negozio, l'acquisto dello smartphone, soluzione decisamente preferibile. E per chi avesse in mente di acquistare appunto un nuovo smartphone, lo prego sempre di considerare l'offerta dello smartphone etico. Faccio vedere come l'ho fatto ieri sera. Si chiama Fairphone. Eccolo qui. Questo è lo smartphone più etico che esista. È lo smartphone più etico che esista perché la filiera dei prodotti utilizzati per realizzarlo è il più possibile certificata e sostenibile. Vedete, ne hanno venduti 111.000 finora. L'ho detto ieri sera, lo ripeto anche oggi, e non è uno smartphone economicissimo perché costa 430 euro, però costa sempre meno dell'iPhone e costa come l'S7 in buona sostanza. Costa come le Samsung S7, che sono un po' i due parametri di riferimento. Quindi se proprio dovete acquistarvi un mostro di potenza, la mia preghiera è acquistate questo Fairphone, che perlomeno si distingue per il fatto che le sue componenti provengono da un mercato il più possibile certificato. Ed è estremamente importante perché l'Africa è stata dilaniata negli ultimi 10 anni da 25 conflitti armati che sono serviti per impadronirsi delle sue risorse minerarie, e questo non lo diciamo noi, lo dice la Commissione europea a margine di un regolamento che è stato varato l'anno scorso proprio per regolamentare questo traffico, questo commercio di minerali, cosiddette terre rare, che arrivano appunto dall'Africa soprattutto e da qualche altra località. E sono estremamente impattanti appunto per il territorio. Quindi consigliandovi di non acquistare per forza di cose l'ultimissimo cellulare, perché vi garantisco è tremendamente potente. Io veramente conosco poca gente che ha bisogno di questa enorme potenza di calcolo. E quindi acquistatene uno più economico. Ne trovate comunque di estremamente validi a un prezzo decisamente più basso. Detto comunque di questa opportunità, di questo prodotto etico, il più possibile etico che trovate in commercio, l'altro consiglio banale, pratico, è sappiate che potete utilizzare anche il cosiddetto VoIP, cioè fare le telefonate tramite WhatsApp, Telegram, Hangout, Skype, quindi tutte quelle app gratuite, tutti quei software, tutti quei programmini, app per smartphone gratuiti che vi consentono appunto di fare anche telefonate audio, oltre che le videochiamate, anche le più normali audiochiamate, tra l'altro vi consentono di fare una cosa che con il cellulare normale non fate, cioè chiamate di gruppo. 3, 4, 5, 6 persone. Quante volte succede che si deve prendere una decisione appunto in 3, 4, 5 persone, o che ci si vuole sentire semplicemente anche con amici, anche banalmente per decidere dove andare la domenica, il sabato? Quante volte c'è bisogno appunto di sentirsi in 3, 4, 5? Ecco, con le audiochiamate disponibili su WhatsApp, su Telegram, Skype, Hangout, questo è possibile. Con le chiamate normali con il vostro cellulare normale, no.
Quindi, detto questo, ormai, a casa quasi tutti hanno la connessione internet. In giro per i locali, ormai un numero sempre maggiore di locali, hanno, appunto il wifi gratuito e quindi si può utilizzare. Tra l'altro, piattaforme come WhatsApp, come Telegram hanno anche il vantaggio, mica da poco, di essere utilizzabili anche con il computer. Questo magari non lo sanno tutti, vedete, questo non è il display di uno smartphone, ma è il display di un computer, e questa è il classico WhatsApp che si può utilizzare anche da computer, esattamente come Telegram. Anche Telegram ha la stessa identica, anche graficamente molto simile, piattaforma. Per cui, per chi fa un uso intensivo appunto di WhatsApp, Telegram, sappiate che lo potete fare anche da computer, con una discreta serie di vantaggi. Sicuramente la battitura è molto più veloce, anche se comunque la dettatura vocale funziona molto bene per entrambi. Quindi, il consiglio finale è usate il più possibile le audiochiamate che si possono fare appunto via internet, soprattutto se siete in presenza di una rete wifi sulla quale non pagate appunto, non pagate il traffico. Quindi, detto queste cose appunto poco lodevoli per gli operatori di telefonia che sono tanto bravi a farci promesse quanto poi a non darci tutte le informazioni necessarie per fare una scelta veramente, veramente cosciente, vi do un'ultima preghiera per stasera, che è quella di visitare il sito di Maria Rita d'Orsogna, che è una ricercatrice, una professoressa che si occupa in maniera estremamente approfondita di inquinamento, soprattutto di petrolio. Questo è il suo blog, ve lo faccio vedere un attimo, dorsogna.blogspot.it. Eccolo qui, vedete, dorsogna.blogspot.it, no all'Italia petrolizzata. Vedete che il sottotitolo è già molto chiaro: l'ENI, la vera grande azienda corrotta italiana, Julian Assange. Matteo Renzi, lei parla mai di cambiamenti climatici ai suoi figli? Mark Frascogna, vada a trivellare a casa sua. Ecco, per esempio, l'ultimo post che ha messo la dottoressa Dorsogna nel suo blog parla di un fatto che si è sentito ben poco sui giornali, telegiornali, eppure alle porte di Milano e all'interno di un parco agricolo, è stato dato l'ok dal presidente della regione Lombardia, un certo Roberto Maroni, è stato dato l'ok alle trivelle per poter procedere con un pozzo esplorativo per idrocarburi liquidi e gassosi, quindi insomma petrolio e metano e gas. Questo alle porte di Milano in un parco agricolo, dopo che l'ente parco, perché è un ente pubblico che gestisce il parco, dopo che l'ente parco aveva dato invece parere negativo. Quindi i leghisti che tanto parlano di autonomia del territorio, che tanto dicono ciascuno padrone a casa sua, paron a casa mia, l'ente parco dice no, dà un parere negativo, il presidente della regione Lombardia dà l'autorizzazione. Quindi alle porte di Milano ci sarà questo pozzo per scavare e per cercare petrolio e gas. Alla faccia della COP21, alla faccia dell'inquinamento, alla faccia di tutti gli incidenti che possono succedere e succedono perché, giacché ne dicano i petrolieri, la filiera fossile da sola nel mondo, questo è un dato complessivo globale, è responsabile di più morti di tutte le altre filiere messe assieme. E comunque, anche se non dovesse succedere nessun incidente, sarebbe
sappiamo bene quanto inquinamento comunque produce un pozzo di petrolio e quanto inquinamento naturalmente poi tutti i prodotti che ne derivano. Quindi anziché, Presidente Maroni, incentivare veramente, per esempio la mobilità elettrica, che è un passaggio fondamentale per migliorare la qualità dell'aria, ecco che apriamo ancora a un nuovo pozzo. Quindi io per l'ennesima volta invito ciascuno di voi che non vede di buon occhio il petrolio, gas e carbone, con il quale, lo ricordo sempre, si fa il 65% dell'elettricità italiana, quindi ricordiamocelo bene, a tutt'oggi i 2/3 dell'elettricità si fanno con le fossili. E anche e soprattutto perché negli ultimi 2 anni la produzione di elettricità da fonti rinnovabili è calata. Ribadiamolo sempre, nel 2015 si è perso il 5% rispetto al 2014 e nel 2016 si è perso un ulteriore 2%. Quindi alla faccia del fatto che nel resto del mondo le fonti rinnovabili stanno crescendo a doppia cifra, alla faccia di tutti quelli che dicono vado all'estero a studiare come si fanno e come si utilizzano le rinnovabili, come si creano posti di lavoro sostenibili, eccetera, eccetera, noi siamo in retromarcia. Quindi, ripeto, per chiunque di voi non sia d'accordo con questa politica, ribadisco l'opportunità di cambiarla voi dal basso, semplicemente, efficacissimamente, molto di più di quello che riusciamo a fare noi purtroppo all'opposizione, e cioè cambiate fornitore di elettricità. E sceglietene uno che vi porta il 100% di elettricità rinnovabile. Non dovete cambiare contatore, non dovete toccare i fili, non dovete toccare nulla di nulla, non pagate un centesimo in più, non pagate un centesimo di più, però avrete a casa vostra energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili. Vi costa mezz'ora di tempo, un'ora di tempo, esattamente come cambiare appunto l'operatore telefonico, visto che abbiamo parlato questa sera di operatori telefonici, è la stessa cosa, fate un paio di telefonate, vi mandano il contratto, firmate il contratto, lo rimandate indietro, molto spesso basta anche solo per posta elettronica, quindi non occorre neanche che vi rompiate le scatole ad andare in posta e con questo voi cambiate la politica energetica italiana. Semplicemente con un gesto che vi costa mezz'ora, un'ora di tempo e non vi costa un centesimo, perché ci sono tantissime società che vi offrono energia 100% rinnovabile. Naturalmente io ribadisco, sarebbe meglio sceglierne una che produca solo da energia rinnovabile, perché così fate veramente un grosso cambio di indirizzo politico-energetico, perché in questo momento se voi chiedete all'ENI l'opzione 100% rinnovabile, ve la dà, ci mancherebbe altro, pur di non perdere un cliente, certo che ve la dà, tutti gli operatori vi danno l'opzione 100% rinnovabile, ma il mio consiglio è di scegliere un fornitore che produce solo da energia rinnovabile. Nel mio blog, nel mio sito Tracce, trovate nella sezione consumo critico, appunto, il link per la sottosezione elettricità con una serie di nomi, non sono gli unici, sono quelli che io conosco meglio, e trovate le alternative appunto per l'elettricità assieme a quella appunto per le banche, per le assicurazioni, eccetera. Anna, l'ho appena detto, non voglio fare pubblicità smaccatamente, io comunque l'ho dichiarato chiaro e tondo che due di queste cooperative sono socio. Tra l'altro recentemente, perché di una sono socio da un anno e mezzo e dall'altra da 6 mesi. D'altronde sono nate, una delle due è nata proprio, sono diventato socio immediatamente appena nata. L'altra invece esisteva già, io ero già cliente di un'azienda che mi portava a casa 100% di energia rinnovabile e poi ho scelto appunto di associarmi anche a un'ulteriore cooperativa. Allora, io sono diventato socio appunto non di una ma di due cooperative e per diventare socio qualche soldino devi sborsarlo, però vi ribadisco che avete l'opzione zero
sacrificio, zero spese, quindi semplicemente diventare clienti di una società 100% rinnovabile. Chiaro, se avete due soldini, il mio consiglio è decisamente diventate anche soci, perché dicevo che è quel cambiamento enorme, mostruoso, anziché essere clienti di aziende che sono a scopo di lucro, diventate soci di cooperative che sono non a scopo di lucro. Quindi la differenza è abissale, totale, completa, completa. Niente più stress e litigate per aziende che cercano banalmente di ingannarvi a destra, sinistra, alto e basso, dappertutto. Qui non ci sono brutti scherzi, brutti comportamenti. Voi siete soci di cooperative che si comportano in maniera decisamente più etica. Bene, se non ci sono altre domande, io avrei terminato questo breve special su questo servizio indispensabile che è la telefonia, che purtroppo è l'unico per il quale ancora io personalmente al momento non conosco un'alternativa etica. Se qualcuno di voi per caso la conoscesse, me la faccia sapere. Io nel mio blog ho messo le alternative etiche per le banche, per le assicurazioni, per l'energia elettrica, alimentari, abbigliamento, turismo e basta, credo. E per la telefonia purtroppo non conosco un fornitore etico alternativo. Bene, e vedo che non ci sono altre domande, per cui mi fermo qui. Domenica mattina, domani, domenica sera, domani si riprende. Buona settimana a tutti, buonanotte. E se pensate che le informazioni come queste siano importanti, condividetele con i vostri amici. Ciao.